Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché? Perché non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia, non me li posso permettere. Quando supero gli anta, metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te, ma la faccia da rettile, non me lo posso permettere. Ma guardate un po' dove sono e soprattutto con chi sono, con Caparezza. Ciao, è davvero un piacere conoscerti. Sei stato ospite qui al centro commerciale Le Due Torri di Sezzano, questo evento organizzato anche da Saturn. Come andate? Insomma, come ti sono sembrati i bergamaschi? Davvero tanti. Sì, erano tanti e sai cosa dicono sempre quando vado a fare firmacopie? Hai un pubblico educato e bravissimo, mi dicono sempre tutto. La cosa mi inorgoglisce come se fossi il loro docente, no? Davvero, sono, cioè, per me è bello vedere tutte queste persone di qualsiasi età in realtà che apprezzano quello che faccio, quindi sono contento. Io credo insomma che sia anche un rapporto reciproco, no? L'idea che il fan viene, ti conosce, ti segue, tu allo stesso modo insomma vedi loro, quindi è proprio uno scambio. Sì, hanno anche molta fantasia perché molto spesso mi regalano fumetti, quadri, ricami. Tu sei un appassionato, no, di fumetti, insomma, se non sbaglio sì. Da piccolino volevi diventare un fumettista. Sì, invece sono diventato io stesso un fumetto alla fine. Senti, non dimentichiamo che tu sei qui per presentare il tuo nuovo album, Museco, un album molto particolare perché insomma qui si unisce la musica con le opere d'arte, quindi qualcosa di assolutamente diverso, inedito. Beh sì, in realtà ci sono stati nel passato diversi esperimenti di questo genere, non ricordo a mia memoria un esperimento totale su questo. Io ricordo sempre che Volare, che è uno dei più grandi pezzi italiani, è nato da un quadro di Chagall, a detta dell'autore, osservando un quadro di Chagall, io osservando altri quadri, alcuni dal vivo, altri ovviamente no, cioè ci sono quadri che sono stati comprati da signori ricchi, opulenti, che non so neanche dove abitino, per andare a vedere il trittico più costoso della storia dell'arte. Però tutti questi quadri hanno creato, diciamo, un museo ideale, quindi non credo che ci sia stato un esperimento di questo tipo, cioè proprio relegato alla forma museo. Questo mi ha permesso, insomma, di divertirmi molto e di imparare molto durante la scrittura dell'album. Qual è la canzone nella quale ti identifichi di più? So che insomma sono tutte tue, per cui sarà difficile questa domanda. Invece no, c'è, stranamente invece c'è una risposta. Quella in cui mi identifico di più in assoluto è Fai da Tela, che è l'ultimo pezzo che ho scritto per quest'album e che è nato proprio con una sorta di esigenza interiore, quindi secondo me racchiude anche un po' il significato di tutto il disco, del perché si scrive, del perché esiste l'arte, del che cos'è il mondo a parte l'arte, che può diventare una reazione al mondo e della, in fondo, sconfitta, perché non viviamo nell'arte ma viviamo in un mondo che produce arte, che è diverso. Senti, quando esce un disco nuovo, questo è il tuo sesto disco, peraltro interamente prodotto da te, quindi anche questa è una novità, è un po' come se nascesse insomma una creatura propria, la volevi proprio, lo volevi proprio così? Sei contento e soddisfatto? Sono contentissimo, è un disco che io ascolto molto spesso facendo finta di non averlo composto io, cioè mi sembra a volte faccio cose tipo sono da solo in stanza e mi chiedo l'autografo. Senti, poi c'è anche la presenza di Michael Franti, giusto, che ti ha dato insomma il suo apporto. Sì, che è un veterano non solo del rap italiano, ma del rap internazionale, non mi viene di dire internazionale. È un conscious rapper, cioè un rapper che affronta anche temi sociali ed ha cambiato molto spesso pelle nella sua vita artistica. Non lo so, lo sentivo molto vicino a me per quel pezzo in cui è stato interpellato. Lui era via, lontanissimo, ma è riuscito a trovare, giusto? Sì, insomma, mi scriveva dalla giungla, poi non lo so dove fosse ubicato, ma era nella giungla. Allora, io ti ringrazio, davvero è stato un piacere. Ovviamente insomma fai l'ultimo saluto ai te spettatori e a tutte le persone che ci guardano del Due Torri di Centro Commerciale di Sezzano. Io vi saluto tutti quanti, telespettatori o web spettatori, che voi sicuramente e niente, me la leggo al dito questa in maniera positiva, come un anello di Saturno.
Grazie, ciao.